Buonasera dallo stadio Menti di Vicenza. Inizia il girone di ritorno con Vicenza-Modena nella sessione di calcio mercato invernale con Baraccani. Leonardo Baraccani pronto a dare il fischio d'avvio. Il Vicenza alla destra dei vostri teleschermi, attaccherà dalla destra alla sinistra. Il Modena in divisa giallo-blu agli ordini di mister Hernan Crespo. Tutto è pronto per il fischio d'inizio e allora allacciamo le cinture e partiamo con questo girone di ritorno per un Vicenza alla caccia di riscatto con i nuovi acquisti e i ritorni dopo l'infortunio. Lo scopriamo fra qualche istante. Intanto Baraccani dal via in questo istante. Inizia Vicenza-Modena. Buonasera da Francesco Formaggio. Ha battuto il calcio d'inizio il Modena. Formazioni delle squadre. La formazione di Hernan Crespo è con Provedel, Calapai, Gozzi, Marzorati, Rubin, Galloppa, Bentivoglio, Belingheri, Nardini, Stanco, Luppi, il Vicenza di Pasquale Marino, Vigorito, Laverone, Brighenti, Mantovani, Sampirisi, Urso, Moretti, Cinelli, Giacomelli e Bagua, Galano. Tre i nomi nuovi. Questo è il primo che si prende un calcio di punizione, lascia correre l'arbitro per la regola del vantaggio e allora il ritorno di Brighenti, festeggiato all'inizio della partita anche dal presidente Polato al centro del campo tra gli applausi del pubblico biancorosso. Brighenti che torna al centro della difesa, lontano dall'area, recupera Belingheri, si addormentano un po' Cinelli e Sampirisi, Nardini, palla ancora per Stanco che mette al centro, la chiusura di Brighenti, è lui decisivo lì dietro, quarto corner. Ripeto, il recupero di Brighenti è fondamentale per questa squadra. Quarto corner, mancano 20 secondi al termine di questo minuto di recupero. Con calma il Modena, sta per scadere il minuto, vedremo se l'arbitro lascerà battere, sì. Palla che spiove, Stanco la tiene viva, resta lì e il Modena va in vantaggio con Luppi. Vantaggio del Modena proprio all'ultimo secondo con Luppi. Terzo gol di Luppi in stagione, si lamentano i giocatori biancorossi, ma il Modena è in vantaggio. Proprio in chiusura di tempo. Palla che è rimasta lì e Luppi dal limite dell'area piccola ha realizzato il gol del vantaggio modenese. Il Vicenza va sotto proprio nel momento peggiore e già era successo con il Latina, già con il Brescia nelle ultime due gare interne del Vicenza di andare sotto e adesso fischierà l'arbitro la fine delle ostilità per questo primo tempo. 1-0, si va al riposo per il Vicenza ancora una volta. Sono 15 minuti amari nell'intervallo, ci risentiamo fra qualche istante. I fischi del Menti, 1-0 per il Modena. A lasciare il posto a Rajcevic per quella che sarà con ogni probabilità l'ultima volta di Cinelli in maglia biancorossa, almeno per questa stagione. Rilancio, vediamo se Marino differisce un po' dal suo credo tattico e lasciando in campo Ibagua e Rajcevic passa magari un 4-4-2, chi lo sa, staremo a vedere, sarebbe la notizia del giorno. Cambio, esce Capitan Cinelli al 27-15, sentiamo come reagisce il pubblico per l'addio di Cinelli alla maglia biancorossa. Gli applausi del pubblico biancorosso per il saluto di Cinelli, credo definitivo alla maglia biancorossa, e adesso Rajcevic in campo, vediamo, credo sia un 4-4-2, la logica mi direbbe questo, con Galano e Giacomelli esterni e davanti Rajcevic e De Bagua, vediamo un po' come giocherà il Vicenza. Centralmente per Rajcevic, chiusura di Gozzi, la palla resta lì, colpo di testa e poi spazza via Marzorati, recupera ancora Moretti.
prova a dare i connotati dell'assedio il Vicenza. Pallone lungo, Sapirisi, ecco il gol da parte di Rajcevic, appena entrato in campo. Ottavo gol di Rajcevic, appena entrato in campo. E poi il segno verso la tribuna di Rajcevic, verso la propria compagna. Adesso può rientrare Gozzi, Nardini, sono 5 minuti di recupero, potevano anche essere 6 considerato l'ultima interruzione. Galano, 5 da giocare, Galano, Gagliardini. La vittoria oggi sarebbe fondamentale, si riaggancia il Modena, si riacquista entusiasmo. Occhio allo scatto di Sapirisi che la mette, rete! Ha segnato ancora lui! Ancora Rajcevic, ancora lui, sempre Rajcevic, di nuovo Rajcevic, meravigliosamente Rajcevic, 2-1 e il Vicenza va in vantaggio al 46esimo. Filip Rajcevic, la doppietta, la svolta, speriamo, del campionato con la doppietta di Rajcevic. Vicenza, partita capovolta dai biancorossi e adesso il mente è una bolgia e ancora una volta inserimento decisivo di Sapirisi. C'è tutto un nucleo familiare di Rajcevic in tribuna che esulta, a cui Rajcevic ha dedicato il gol. Tutti con la maglietta di Rajcevic, 2-1 per il Vicenza, grande giornata, c'è il fallo e adesso è un solo giallo sotto la panchina con Galano che allontana Rubin. Occhio, è Crecco che se ne va anche lui negli spogliatoi, perché è il secondo giallo per Crecco. L'arbitro aspetta e si rialzi, giallo e rosso, fuori anche Crecco al 47-23, il Modena che finisce in 9, espulso Crecco, Modena in 9, il Vicenza porta a casa una vittoria fondamentale. L'abbraccio in tribuna tra Manuela Dall'Angolo, finisce la partita nel segno di Rajcevic, Vicenza batte Modena 2-1, la rete alla fine del primo tempo di Luppi al 46esimo. Poi Rajcevic al mezz'ora e al 90esimo per la vittoria del Vicenza che mancava dal 7 novembre contro l'Ascoli. Grazie da Francesco Formaggio e Franco Lagamma. Ci risentiamo per il recupero martedì Perugia-Vicenza con il Vicenza che è salito a quota 24 punti. Bianco rosso è il colore.